Oggi ho invitato solo persone del sud Italia. Oltre a tremarti la gamba, forse pure la stanza. Dai, sbrigati. Mi hai dato del terremotato! Quanta verità! Bitorsolo, tu arrivi... Eccolo! Ma come ci metti in ecco. 5? Figo! Bello così. Tizio, se non ti muti... Tizio, se non ti muti, faccio saltare il Mugello, te lo giuro, eh. Comunque... Piacere, Andrea, comunque. Bravi. Piacere, Andrea. Piacere, Andrea. C'era Andrea. Non ci credo. Siete tutti Andrea. Impossibile ma, dimenticarci il nome. Ma veramente vi chiamate Andrea? Sì, non ci ho fatto caso. Sono tutti Andrea. If you like Mudor video, you will love Mudor Live. Link in the description below. Ragazzi, quanti anni dareste a Elisari? La mia età. Quanti anni hai tu? Quanti 12. Me ne dai? Cos'è in carcere? Quanti anni mi dai? 26. Andava vicina. Alza. 29. Vai per i 29, vecchio. Eh sì, due mesi. Mamma mia, ma perché ho amici trentenni? Amici. Ma infatti, amici. È vero, perché hai questi amici? Che sei vecchio. Ma come sono vecchio? Sei eternamente 17 anni. Sono un 17enne da ormai 7 anni. Da quanti anni avete 17 anni, regà? Da 15 da anni, credo. Da 15? Quest'anno vado per i 32. È la 32enne più minorenne che abbia mai visto in tutta la mia vita. Anche io penso che non pubblico qualcosa da 10 anni. È arrivato il bro. Sì, ciao, bro. Minimo. Ciao amici. Sì, Johnny Depp finita la sessione dall'avvocato. Sapete che anche Stalkerina c'ha 33 anni? Veramente? No. È ancora minorenne. Sì, 12. Con la bandana probabile. Sono questi i miei capelli, così almeno finalmente ammetterete che sono lilla adesso. È vero, di che colore c'hai i capelli ora? Sempre viola. Serio, dimmi di che colore sono quei capelli. Dai. Sì, beh, si vede che sono viola. Solo a me sembrano blu. Ma sei daltonico? Ma sono blu. No, sono viola. No. Sono violetto. Sono violetto. No. Ragazzi, quante volte vi lavate a settimana? Dai, settimana? Io passerei direttamente ai 30 giorni comunque. Te intendi doccia completa? Doccia completa. Boh, credo che una volta al mese comunque sia abbastanza. Ecco perché i capelli viola. Io faccio due, però è un po' troppo forse. Io lo faccio ogni 7 anni. Ma sono qui che si vede che siete laureati voi. Non sono laureato. Io no. Non sono laureata ancora. Ah no? Scusa. Te cos'è che studi, Sara? Medicina. Ah, beh, allora, ancora. Okay, tu una volta uscita dalla medicina, cosa sei? Un medico. Ma quindi ti piace vedere le persone malate che ti chiedono aiuto? Non è che mi piace vederle malate, magari mi piace aiutarle. Ah no, ok. Ok, da un'altra chiave. Ma dopo posso aiutare? Sei venuto a chiedere aiuto, merda, adesso ti curo. Aspetta, ma è una nuova malattia? No, che poi il medico di base guadagna, cioè pagato dallo Stato. Ah, ok, quindi non è che a seconda di quanti clienti hai al mese guadagni. Clienti? Cioè, no, tu prendi. Io gli altri lo so, tranne Tizio e tranne Sere. Come avete passato il Capodanno? Ho fatto una scenetta normalissima, ho cucinato, basta, tranquillo. E i vecchi? Non l'ho più visti, quindi domattina vado a bussare. No, veramente. Tanto non si ricordano chi sono, quindi vabbè. Appunto, portagli qualcosa e dici, guarda, sono nuovo vicino. Sì, sono il nipote. Perché hai vicini che sono dei vecchi che hanno tipo l'Alzheimer e non si ricordano chi è lui, che ormai vive lì da 2 anni. L'hanno denunciato più volte, hanno chiamato i carabinieri. Ma perché ti hanno denunciato? Perché pensavano che fossi entrato abusivamente in quella casa. No, perché è toscano. E te invece, Sere? A parte che ti ho detto cosa Allora guarda, non allora, parliamo. Allora in realtà non so niente, perché parlare con te, piccolo parentesi incredibile, equivale a un viaggio temporale incredibile che può durare dai 2 minuti ai 40 giorni. Voi fate una domanda a Serena privata su WhatsApp, c'è modo che ti risponde o subito, che pare una psicopatica che rimane lì incollata 2 ore a risponderti e basta, oppure ciaone, la vedi il prossimo anno. Ma per invitarla stasera, quando è che gliel'hai mandato il messaggio? 2 anni. Ok, ti hai già preparato tutto. Sono 2 anni che le chiedo di fare un talk e lei mi fa certo, organizziamo, perché ha questa vita tipo Topolino. Che è diventato Topolino? Eh sì, mezzo Topolino. Ci sono alcune volte che mi mandi vocali appena sveglia, che ripeto, pare una psicopatica. Patio, mi fai buongiorno. Arriga, buongiorno. Allora, bastardo. Come bastardo. Andrea, dici uno dei messaggi più cancellati nella chat di Serena. Vado a controllare un attimo. Adesso vedi che tutti voi tre Andrea siete bannati nella sua chat perché gli avete scritto le cose. Lui è quello potrebbe che si ostina successo a rispondere alle domande ambigue. Io non li cago proprio. Non te ne frega un cazzo di quello che scrive la chat. Esatto. Quando dicono ciao, mi saluti, io dico no. Quando entrano con ciao, saluti. Ciao. Sì. Ti saluto. No,
io invece, sai cosa? Nel corso degli anni ho sviluppato, cioè questo l'ho fatto io. Ho messo un comando con un audio che ogni volta che scrivono, mi saluti, cioè parte un audio con scritto "che cazzo vuoi?". Ti giuro, non lo so. Se... Ma è diventato il mio nuovo gioco preferito. Tu lo sai che adesso io ti farò un raid un giorno con 200-300 persone solo a scriverti mi saluti, ma vero? C'è il CD, ma c'è il CD. Ah, cioè... Poi li saluta lo stesso, mi fanno notare comunque. Che hai messo li saluta lo stesso. Vabbè, ti piace colpirti da sola, ci può stare. Eccomi. Eccola, un'altra compaesana di Napoli. Ora non so come ci mette in sette. No, adesso mettiamo le tre ragazze tutte in fila. Mi piace stare sotto. Che? Ci sono troppe scimmie in chiamata, non ti preoccupare. Aspettiamo che entri in chiamata, così possiamo chiederti se hai mai mangiato qualcosa a forma di cazzo. Ok. Vabbè, come Stevie. Un'altra domanda per rompere il ghiaccio. Eccoci. Allora, Oshi, guarda, potrei iniziare ad urlare, prova a mutarti su StreamYard. Respiri profondi. Hai sentito la mia mancanza quest'anno, sarà il Games Week? Io? A posto, grazie, lo percepisco. Mi basta come risposta. Mi basta tantissimo come risposta, grazie. Voglio approfittare per salutare la reggia. Oh, brava, 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 brava. Ma oggi noi ti vediamo particolarmente a scatti. Come al solito, insomma. Vedi, qui potete vedere la Napoli sviluppata, serena, e la Napoli antica. Io non so di dove lei sia, però io sono periferia, quindi sviluppata proprio, è un parolone. E batti le mani. Minchia! Aspetta, la battuta ora. Ok. La mia macchina è linda. Riesce più la macchina che lui. Quante volte lavi la macchina? Dopo che c'è stato Cocco, Serena, non so se ancora. Allora, le cose private che mi feriscono nel cuoricino possiamo anche evitare, ok? Lui si è lavato al battesimo, la macchina invece la lava tutti. Ma che cazzo ci avete oggi? Io voglio provare a fare BlaBlaCar. Da fare prima di io lo prendo spesso. No, no, io vorrei tipo utilizzare la mia macchina come BlaBlaCar. Non penso funzionerebbe. Perché? Non ti sale nessuno sulla tua macchina. Perché penso che tutti vanno su BlaBlaCar e dicono: "Oddio, c'è musica offre un passaggio". Quando è arrivato a prendermi a Bologna l'ho riconosciuto subito dalla macchina, la più tamarra che passava. Ma era finalmente un altro che lo dice, alleluia. Ma c'è anche l'adesivo tipo, sì, io però non hai la papera viola. No, ancora no, non l'ha ancora messo. Ah, scusa, ho sentito bene o ha detto "io sono terremotato"? Vabbè, giusto, mi ha augurato di subire un terremoto questa notte, l'ho sentito benissimo. Di nuovo, Serena, sei di una cattiveria incredibile. Sì, ma non tremare. Napoli è Napoli, Napoli. Come vi sentireste? Aspetta, tipo fare il test e risultare un po' sotto la media. Per questo non lo faccio. Capirei tante cose. No, secondo me non è vero. Ti prenderesti male del... Sicuramente, ma capirei tante cose. Secondo me non c'è nulla di male. Però almeno puoi usarla come scusa. Le persone stupide, no? Si fanno meno problemi. Campano meglio. Io noto che ho un quoziente intellettivo basso e ho tutti questi problemi. Mica mi sento ancora peggio. Dico, cazzo. Cazzo, devo campare di più? Sono stupido e dovrei campare di più. Come posso? Impazzirei. Perché c'è questa sensazione che staresti per morire? No, non è che io dico che morirò, è che è un dato statistico che abbiamo fatto, è che la probabilità di morire è estremamente alta. La mia probabilità di morire, avendo comprato anche la moto, cioè, secondo me io 2 anni massimo. Per come guidi in moto, sì. No, brother, guido bene in moto. Tizio, togli quella faccia di... Tizio, abbiamo un impegno. Posso farvi vedere i miei capelli bianchi? Era una figona. Ora metà neri, metà bianchi. Ci farà vedere i suoi capelli arancioni. E io i miei capelli rossa. È vero, Sere, ci devi far vedere i tuoi capelli. Non è niente di che. Ma no, che cazzo, non so neanche dove trovare su Facebook. Io ieri sono andata a rivedere le mie vecchie foto su Facebook. Non so manco più come ci si accede a Facebook. Serena, nessuno ti crede. Ci sta dalla mattina alla sera su Facebook. È vero, mando tutti gli auguri a tutte le persone. Tutti buongiornissimo, cazzo. Buongiornissimo, cazzo. Scusate, potete che belli rosa dire... Ma? Sembri asiatica. Ma è sembri vero? Tipo Ariana Grande di Cat Canso, quella roba lì. Che cazzo. Sì, è presente Ariana Grande. Ma nella serie di Nickelodeon. No, allora non tanto. A me sembrava asiatica. Perché ora non sembra asiatica. Non serve l'eyeliner per fare la roba asiatica. Io sono nata viola. Sì. I tuoi colori originali qual è che era? Quindi viola. Eri Thanos da piccola. Sei nata viola. No, raga, vi prego, ho prestato un dito a Serena perché è fulminato quel dito. Guarda, è diventato sempre più piccolo. Non adesso... riesco a trovare. Vabbè, non ti volevo mettere in difficoltà.